logistica e trasporti sono interessati da profonde trasformazioni digitali. Sulla spinta di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, Internet of Things, Big Data, robotica e blockchain, questa trasformazione sta rivoluzionando il modo in cui le merci vengono spostate e gestite, creando nuove opportunità e sfide per le aziende e i lavoratori del settore. Ogni merce è tracciata, i magazzini sono controllati in tempo reale con informazioni istantanee sullo stato delle scorte e dei prodotti in esaurimento o in giacenza. Nel porto di Bari, per esempio, il percorso delle merci in viaggio è tracciato dal momento dello sbarco fino ai controlli doganali e fino all'uscita dai varchi portuali, cosa che consente una migliore gestione dei flussi, individuando per tempo eventuali colli di bottiglia. In Puglia ci sono anche operatori che per la movimentazione delle merci utilizzano sistemi intelligenti. Di questo si è parlato nella giornata di studio La Digital Transformation della logistica e nei trasporti, tecnologie, aziende e persone, che ha coinvolto i principali attori del comparto, dalle aziende alle associazioni di categoria, passando prima di tutto dalle scuole di formazione. L'investimento maggiore è la grande opportunità che ci viene data dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sta consentendo di realizzare in tutta la Puglia laboratori altamente tecnologici, investimenti importanti nell'ambito della robotica di magazzino e non solo. Nel solo anno scorso le assunzioni nel settore della logistica sono state oltre 5.000, quindi si immagina che annualmente con la trasformazione digitale arriveremo ad assunzioni di 3.000 l'anno almeno.